Buongiorno, oggi vorrei parlare di un qualcosa un po' dell'innovazione che sta avvenendo in un'industria che a me che trovo molto importante, quella dei servizi finanziari. E come tutti sappiamo, cioè, il digitale sta trasformando i servizi finanziari, tutti, se ne parla dappertutto, si parla delle fintech, si parla delle cryptocurrencies, dei cyber security, tutte queste belle cose. Però in realtà quello che sta succedendo è qualcosa di, direi, quasi più profondo. Un modo per spiegare meglio questo, forse è utilizzare un'analogia, l'analogia della musica, dei servizi musicali di quando si comprava la musica. Quelli di una certa età, questi sono di cui mi includo anch'io, quando compravamo volevamo comprare la musica, si andava in un negozio, si andava nel Ricordi, si andava nel Virgin Megastore, si andava a Tower Records negli Stati Uniti, dove tu entravi e decidevi, chiedevi a qualcuno un po' d'aiuto per comprare questo disco che ti interessava, magari questa persona cercava di umiliarti un po' facendoti sentire un po' stupido per aver scelto quel pezzo di musica, però dopo un po' ti compravi questo CD o questo LP e te lo portavi a casa per ascoltarli. E quello era il processo, l'acquisto della musica era quello di comprarsi il disco. Che è successo? Che all'inizio degli anni 2000 è venuto iTunes, e iTunes ha detto cosa? E la gente non vuole più comprare fisicamente il disco, ma vuole comprare il disco digitale e trasferirlo su un device loro dove può ascoltare la musica quando vuole. E che cos'era questo? Questa è la trasformazione di un'industria basata sulla manifattura di un prodotto, la trasformazione in un prodotto digitale. Però questo non era veramente una vera trasformazione di un'industria, era più che altro, era un'evoluzione, se vuoi, di quello che si stava facendo. Che è successo? E questa industria è stata trasformata dall'arrivo di Spotify. Spotify che cosa ha detto? È rientrato un pochino ai principi di quelli che sono le necessità dei clienti, degli utenti. Ha detto che questi utenti non vogliono in realtà comprare il disco, gli utenti vogliono ascoltare la musica. Allora che cosa ha detto? Creiamo un sistema dove creiamo un flusso di musica e creiamo musica, music as a service se vuoi. E questo ha creato questa possibilità agli utenti di ascoltare tutta la musica che volevano pagando un contributo mensile all'azienda. Questo ha distrutto tutti questi precedenti metodi operativi. E il concetto di comprare la musica, comprare il disco è scomparso e è diventato il concetto di ascoltare la musica. Pertanto si è andato da quello che erano i desideri a quelli che erano necessità, dai wants ai needs. E questo, secondo me, potenzialmente sta avvenendo nei servizi finanziari. Se noi guardiamo oggi, le banche, tutte le grandi banche hanno deciso di innovare quello che stavano facendo. E pertanto si può accedere ai servizi finanziari tramite il cellulare oppure online sul computer. Però quello che si compra è un qualcosa di molto simile a quello che si stava in filiale. È stata una trasformazione di un prodotto in filiale in un prodotto sul cellulare. È molto simile a TowerRecords.com o Ricordi online e Virgin Megastore online. Le banche in questo momento poi sono venute, diciamo, forse una parola troppo estrema, ma attaccati adesso dalle fintech, che hanno creato dei prodotti digitali che sono creati interamente per il servizio digitale, però sono di nuovo molto simili ai prodotti delle banche. Se noi guardiamo Monzo, Revolut, N26, eccetera, per menzionare i più grandi di questo gruppo, queste aziende hanno creato dei prodotti finanziari che sono molto, molto simili al prodotto che era disponibile in filiale, ma creati per il discorso digitale. Queste, secondo me, sono come iTunes. Non sono in realtà una trasformazione completa dell'industria, è un'evoluzione dell'industria. E la domanda che ci dovremmo porre è quale sarà nel futuro la versione evoluta della banca? E se torniamo al concetto che si diceva prima di quali sono i bisogni dell'utente, ma non quello che vuole, l'utente oggi chiede servizi finanziari, carte di credito, conto corrente, eccetera, però in realtà ha tre bisogni molto semplici, che sono il primo è di accettare o di spedire soldi, di ricevere o di erogare soldi. E questo è un discorso di pay, ricevere pagamenti, fare pagamenti. Seconda necessità è una linea di credito che va da un esborso finanziario fino al mutuo, l'acquisto della macchina, eccetera, eccetera. Sono discorsi che noi, le banche, trattano come prodotti di credito molto diversi tra loro, ma in realtà è la stessa cosa. Io mi fido di te, penso che tu ti puoi permettere di ripagarmi i soldi che ti sto dando. E la terza cosa è la terza necessità. Io posso avere un eccesso di quello di soldi, un eccesso di liquidità, e voglio utilizzare questo per proteggere il mio futuro. E questo lo posso fare comprando un conto risparmio, ma anche fare degli investimenti, oppure comprare una pensione, addirittura comprare delle assicurazioni. Queste sono tutte le cose complesse dei servizi finanziari di oggi. Quello che collegherebbe tutto, quello di cui ho bisogno come al centro di tutto, è un discorso di consiglio, di qualcuno che mi consiglia di qual è la soluzione giusta per me.
E questo è basato su una fiducia che tu crei con l'utente finale. Se oggi guardiamo le banche, invece, tutte queste cose sono frazionate e prodotte in piccoli componenti. Infatti, molte banche ancora si considerano un retailer di servizi finanziari piuttosto che non un partner. E secondo, quello che potrebbe essere il futuro, bisognerebbe forse guardare quello che era il passato, cioè la banca medievale, il Banco di San Giorgio a Genova, dove l'utente e il banchiere avevano un dialogo e il banchiere creava un prodotto precisamente per le necessità del cliente. Il futuro sarà questo: il futuro sarà un'entità dove io come utente interagirò con quell'entità e questa entità si potrà aiutarmi in tutta una serie di soluzioni finanziarie che mi consentiranno di fare quello che voglio fare. Se voglio andare in vacanza, se voglio prepararmi per la pensione, se voglio pagare mia figlia che sta in viaggio all'estero. Tutte queste cose verranno consolidate in un sistema unico attorno alle mie necessità di vita, come io vivo la mia vita, piuttosto che non come la banca mi vuole offrire questi prodotti. Pertanto, i servizi finanziari verranno resi trasparenti, verranno resi facili da interagire, saremo super protetti, pertanto sarà importantissimo che i regolatori si rendano conto che devono vedere il mondo in un modo molto diverso di quello che era il passato. E questi nostri servizi saranno embedded, se vuoi, nella nostra vita giornata quotidiana. Pertanto la banca sarà il trusted advisor, sarà quel banchiere del Medioevo, che noi avremo tutti in tasca sempre, e basata su questo un elemento di fiducia e di consapevolezza che se la fiducia viene, tradita, il business non esiste più.